Quando c'è un'emergenza, la Fondazione Francesca Rava è in prima linea per aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglie. Il nostro modello di intervento si basa sulla capacità di lavorare in sinergia con le istituzioni e di creare una rete virtuosa che coinvolge volontari, tecnici e aziende, in cui ciascuno mette a disposizione le sue competenze. Nel 2010 il terremoto devasta Haiti, il paese più povero dell'emisfero occidentale, per il quale il nostro cuore batte da oltre 20 anni. I morti sono 230.000, i feriti 300.000, i senza tetto 1 milione. L'ospedale pediatrico NPH Saint-Damien, che abbiamo costruito nel 2006 con criteri antisismici, è l'unico operativo nel paese e diventa il centro dei soccorsi internazionali, nonché base della protezione civile e della portaerei Cavour. Oltre 10.000 i pazienti a cui prestiamo soccorso, 150 i medici e gli infermieri che inviamo dall'Italia. Dal 2013 al 2018 circa 250 volontari sanitari della Fondazione Francesca Rava si imbarcano sulle navi della Marina Militare impegnate nel Mar Mediterraneo nel soccorso dei migranti provenienti dall'Africa. Collaboriamo al fianco degli equipaggi, prestando assistenza a più di 150.000 bambini e donne incinte. Una decina i bambini che nascono in mare, tra le braccia dei nostri volontari. Interveniamo in centro Italia, nelle zone colpite dal sisma del 2016. Collaborando con Protezione Civile e istituzioni locali, a tempo record consegniamo 8 scuole, 6 in Umbria e 2 nelle Marche, per circa 1.000 studenti. Nel 2021 inauguriamo il nuovo palazzetto dello sport di Pieve Torina. Sin dalle prime ore del lockdown rispondiamo alle richieste di aiuto di 30 ospedali in 11 regioni d'Italia, inviando attrezzature sofisticate e personale sanitario e volontario. In particolare a Milano allestiamo un reparto di terapia intensiva con 16 posti letto all'ospedale Policlinico e uno di terapia subintensiva da 30 posti letto all'ospedale Sacco. Realizziamo inoltre reparti maternità Covid-19 per assistere centinaia di neomamme con i loro bebè. A Milano, Clinica Mangiagalli del Policlinico e l'ospedale Sacco, Roma, Torino, Cagliari, Napoli e Agrigento. Fin dai primi giorni, subito dopo l'invasione dell'Ucraina, inviamo convogli di aiuti umanitari e sanitari. Accogliamo in Italia decine di famiglie, donando loro beni di prima necessità e affiancandole in pratiche sanitarie, insegnamento della lingua italiana, inserimento scolastico, ricerca di un lavoro, momenti di svago. E soprattutto cerchiamo di dare loro conforto e sostegno. A febbraio del 2023 il terremoto colpisce una vasta area al confine fra Turchia e Siria, causando migliaia di morti. Il nostro team emergenze parte subito per allestire una tenda da campo in grado di ospitare mamme e bambini. Imbarchiamo su una nave della Marina Militare farmaci e materiale sanitario per le popolazioni colpite. E spediamo beni di prima necessità insieme a 10.000 magliette termiche donate da Papa Francesco. Collaboriamo con l'ambasciata italiana ad Ankara e la Protezione Civile turca per la distribuzione del materiale raccolto. A poche ore dall'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna ci siamo attivati. Con il supporto logistico della Protezione Civile abbiamo allestito un panificio mobile a Lugo di Romagna che ha lavorato 24 ore su 24. Rifornendo 10 mense per un totale di 4.000 persone ogni giorno, mentre squadre di nostri volontari si sono alternate per sgomberare le case dal fango. Laddove c'è bisogno, noi vogliamo portare aiuto concreto. Resta al nostro fianco. Grazie da parte di tutti i bambini e delle famiglie che potremo aiutare insieme.